amici di Palacento di 50° minuto. Siamo giunti davvero all'addirittura d'arrivo e molte squadre stanno dando fondo a tutte le loro risorse per questo sprint finale. Ecco le classifiche definitive per quasi tutti i gironi. Classifiche dalle quali potete ben distinguere chi ha vinto il proprio campionato, chi sale direttamente di categoria e di quelle che devono rassegnarsi alla retrocessione. Tutto questo mentre proprio in questa settimana hanno preso il via la Coppa Primavera di Calcio 5 ed il Campionato Primavera Estate di Calcio 8. Partiamo dal campionato di Superlega Axi. È l'Armata Babilonese di Giorgio Andreacchio il campione della Superlega Axi, mentre la Professione Casa domina nei playoff e si aggiudica la qualificazione per la Coppa Tirreno. IGM Trasporti, retrocesso direttamente, sarà accompagnato nella serie inferiore dal Boca Maressole, uscito sconfitto dallo spareggio salvezza contro la Bodeghita. Nelle qualificazioni contro i rappresentanti di Rosignano, il Babilonia, dopo aver piazzato una serie a ipoteca nella gara di andata, si qualifica alla fase successiva della Coppa Toscana. Professione Casa, dopo il pareggio dell'andata, riesce a spuntarla sull'ICS Rosignano. Un'altra notizia importante proviene da Ponsalco, laddove la Professione Casa ha portato a Livorno il titolo di campione regionale Soccer League e quindi con la qualificazione a campionati nazionali di Soccer League. Complimenti all'Axi, alla Professione Casa e al suo presidente Antonio Borrelli. La vittoria nella finale regionale è stata ottenuta contro la detentrice del titolo Follie Grafiche della Valdera, ma solo ai calci di rigore. Nelle precedenti edizioni l'Axi Calcetto Livorno ha sempre ben figurato con le sue squadre più rappresentative. Ricordiamo il terzo posto ottenuto dall'Oreficeria 2, il secondo del Panino Amaranto, ottenuto con una sconfitta a calci di rigore proprio nella finale nazionale, ed altre partecipazioni meno fortunate come quella della CMC. Nella vincente campionato di calcio 5 Serie A, 10 più 10 è lode per la pizzeria 10 più 10. Caffiere e Company non hanno voluto festeggiare la matematica vittoria avvenuta grazie alla sconfitta della Baracchina Bianca ed hanno rimandato tutto dopo la vittoria sul volenteroso Rosario Central, festeggiando proprio sul campo. Fuochi d'artificio quindi a testimoniare la vittoria con il volto del fantastico gruppo partenopeo ben guidato da Carmine Vitiello, campione della Serie A e promozione Superlega 2009-2010, per giocare esclusivamente con i big del calcetto nella prossima stagione sportiva. Complimenti e forza Napoli! La finale playoff, la Baracchina Bianca e Massimo Pericambi, decreterà la terza sorella, che salirà in Serie A assieme alla regina del campionato, la pizzeria 10 più 10 e al bello Orizzonte. Vinci Sant'Incendio e Trattoria d'Appafo escono sconfitti da playout e faranno compagnia all'Easy Job in Serie B. Calcio 5 Serie B. Che campionato, ragazzi! In un periodo in cui gli immobili si svalutano, la casina vede crescere il proprio valore, grazie alla meritata promozione, con ben 61 punti in tasca. La casina e Summit salgono a braccetto in Serie A, mentre il terzo posto utile sarà assegnato alla vincente tra l'Osasuna e il Gamba Carni. Edificio e CBC San Benedetto salutano la categoria dopo playout, andando a far compagnia al DAB da retrocesso direttamente. Calcio 5, Serie C. Più che autodemolizioni Pozzi e Vagelli, dovremmo chiamarla squadra demolizioni Pozzi e Vagelli. Il team di Bomber Ciaponi ha infatti macinato avversari a vittoria. Agostini SRL invece non fa calcoli e riesce a confermare il secondo posto in classifica, grazie al grande lavoro di Domenico Flagello. Terza piazza, ristorante Baby con la luna storta. Baby Luna e Stagno si scontrano nella finale playoff per aggiudicarsi il pass per la Serie B. La macelleria di Batte retrocede insieme a Marsili. Segnaliamo la grande risalita di Esplodenti Sabino e termina ad Arsina Toscana 1997, sicuri protagonisti del prossimo campionato. Tre Bomber, leader Marcos Pecos con 105 gol e segna sempre lui, canterebbe la curva nord visti i suoi precedenti. Calcio 5, Serie D.
Campione di Serie D, la compagine di Cristian Chimenti, il campo al noce e vini di Bolgheri, che chiude con un bel 100 nel saldo tra i gol fatti e subiti. Subito dietro il Nautico, che non tira assolutamente remi in barca, ma veleggia in Serie C, sospinta dai gol di Andrea Scarparo, ben 71 le reti all'attivo. Campo al noce e avanti tutta Nautico hanno festeggiato la promozione diretta in Serie C. Sono in quattro a volersi unire alla festa, ma solo uno tra Palandri, Jokers, Sussi United e Fabbricotti potrà conquistare l'ultima poltrona rimasta. Ci spostiamo adesso a Stagno 8 per vedere l'epilogo dei campionati di calcio 8. Serie A, con lo strapotere firmato Termina d'Arsina Toscana. Termina d'Arsina Toscana è il campione zonale di Livorno e si qualifica per la Coppa dei Campioni, mentre il Nugola Calcio, dopo playoff, accede alla Coppa Toscana. Salutano la Serie A Rosis Minervino, Ford Blue Bay e Gold Devils. Calcio 8, Serie B. Finale tiratissimo e trionfo del Cosse Squadre dei Marmi, che liquida 3-1 Spidi Pizza e vola in quella che sarà una fantastica Serie A 2009-2010. A fargli compagnia la professione casa. Tutti i campionati e coppe amatoriali sono pubblicati nelle nostre pagine televideo con tutti i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale, dalla pagina 170 della Superlega alla pagina 176 della Serie B di Calcio 8, mentre le pagine dalla 177 alla 179 sono riservate alle coppe. Le immagini e le interviste che seguirete in questa trasmissione saranno rese disponibili su YouTube per gli sportivi di tutto il mondo attraverso il sito dell'Axi, www.axicalcettolivorno.com, oltre a moltissime foto. Buon divertimento a tutti da parte dello staff di Palacentro e della redazione sportiva. Palacentro. La vostra trasmissione.